Il confine più lungo è per noi quello della frontiera adriatica, vale a dire la fascia costiera che da Monfalcone scende ad oriente fino alle bocche di Cattaro. La frontiera adriatica è stata terra di sovrapposizione fra mondo latino, germanico e slavo, con importanti presenze storiche ungheresi ed aperta agli influssi delle altre riviere mediterranee. Dove vi è sovrapposizione nascono gli incroci di lingue, tradizioni, religioni. E da questo possono seguire incontri fecondi sul piano materiale e culturale, arricchimenti reciproci ed esperienze importanti di tolleranza e di cosmopolitismo. In tempi di crisi, invece, le diversità possono generare conflitti. E purtroppo, dalla fine dell'Ottocento sino alla metà del Novecento, la dimensione conflittuale è stata decisamente prevalente nell'Adriatico orientale, provocando lutti immensi e depositando memorie dolenti. Fortunatamente, con il nuovo secolo molte cose sono cambiate. Comincia a farsi strada l'idea di una comune cittadinanza europea e le medesime terre adriatiche finalmente hanno visto delinearsi percorsi significativi di riconciliazione fra i popoli. La mostra Il confine più lungo, dai conflitti alla riconciliazione sulla frontiera adriatica, intende collaborare a tale impegno, offrendo una ricostruzione del passato all'insegna del rigore e della pietà, ma con uno sguardo di speranza verso il futuro. Buongiorno, io sono Chiara Pascarol della Divulgando SRL. Noi ci siamo occupati della realizzazione della mostra virtuale di cui abbiamo appena visto la introduzione a cura di Raul Pupo. La mostra, come ci è stata proposta, è stata una grande sfida per noi perché si trattava di organizzare una quantità molto molto vasta di documenti, di testimonianze, di materiali e renderli fruibili nel modo che, e questo è nostro orgoglio proprio, il più accessibile e facile da fruire possibile. Come vedete subito, il sito è composto da poche pagine, l'home page, i pannelli, la mostra 2011 e i crediti, e se noi andiamo ad esplorare un po' questa mostra, quello che è molto utile da sapere subito è che è composta in un determinato modo. Infatti noi abbiamo considerato che per agevolare la visita i materiali fossero divisi in due grandi sezioni: la sezione dei contenuti essenziali, che per ognuno dei 32 pannelli noi troviamo sempre presenti, e quindi abbiamo un titolo del pannello, un testo breve riassuntivo, una galleria di immagini che complessivamente all'interno della mostra non ne troviamo più di 500 di immagini, quindi capite anche l'importanza dell'apparato iconografico, e un testo di approfondimento in cui sono sviluppati in modo più diffuso gli argomenti del pannello. Dopodiché noi troviamo una serie di approfondimenti che possono essere presenti o meno all'interno dei singoli pannelli. Gli approfondimenti noi li distinguiamo grazie al colore azzurro del titolo. E da cosa si compongono? Si compongono di una serie di musiche. Noi abbiamo all'incirca 20 canzoni che sono particolarmente legate al momento storico che viene descritto in ogni singolo pannello. Abbiamo delle schede tematiche del sito Regione Storia FVG. Regione Storia FVG è un progetto che è stato sviluppato dall'Istituto di Studi Storici di Trieste, dall'IRSREC, in anni recenti, e che indaga dalla preistoria ai giorni nostri la regione geografica che va dal Livenza al Quarnero. È un progetto che è attualmente ancora in corso e che quindi man mano si arricchisce di nuovi contenuti. Dopodiché possiamo trovare all'incirca 13 video della serie Le vie della memoria, che è un altro progetto sempre curato dall'Istituto, che indaga le violenze che si sono succedute nel corso del Novecento nel territorio della provincia di Trieste. Dopodiché abbiamo una nutrita serie di documenti, abbiamo all'incirca 120 documenti che servono a dettagliare meglio le diverse fasi storiche. E ancora abbiamo un centinaio di lezioni che sono state estrapolate dal corso universitario di storia della Venezia Giulia
del professor Raul Pupo, a cui si affiancano, a parte ovviamente le lezioni del professor Pupo, quelle di un'altra ventina di studiosi che hanno tenuto altrettante lezioni. Noi qui abbiamo 60 file audio e 40 PowerPoint di corredo ai file audio. Infine troviamo i cataloghi virtuali di altre 4 mostre virtuali. Come potete capire, questa grande massa di informazioni, questa quantità ricca proprio di strumenti anche che vengono proposti, è stata radunata anche grazie all'aiuto di molti enti che hanno partecipato e anche molti privati che hanno concesso l'utilizzo delle immagini o dei loro documenti. Quindi se noi proseguiamo l'esplorazione della home page, vediamo che vengono proposti subito in preview quelli che sono i pannelli, i 32 pannelli che compongono la mostra, che poi ovviamente cliccandoci sopra possiamo andare all'interno di ogni singolo pannello, e dopodiché in fondo noi troviamo le conclusioni che ci vengono proposte dagli altri due curatori della mostra, Stefan Cioc e da Fabio Todero, che sono molto utili per avere un'idea complessiva del lavoro che è stato fatto. Infine noi arriviamo a quelli che sono gli enti che hanno reso possibile tutto questo e vediamo appunto tutti gli enti e gli importanti contributi della regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Ministero della Cultura. Questa mostra, quello che dobbiamo dire, è che non nasce dal nulla, ma è la prosecuzione e la ripresa di una mostra che è stata realizzata nel 2011, una mostra che era stata esposta nel comune di Rimini e che si componeva di 23 pannelli, 23 pannelli che indagavano sempre sulla questione del confine più lungo, affermazione e crisi dell'identità adriatica, e di cui qui abbiamo scelto di riproporre i pannelli in modo che chi volesse vedere anche l'evoluzione della storia degli studi ne ha la possibilità. In questo caso i pannelli sono tutti ingrandibili e si può leggerne i contenuti. Dopodiché, se invece noi vogliamo andare a fare il confronto con i pannelli attuali, possiamo semplicemente andare a vedere uno ad esempio, così vediamo anche come sono distribuiti i materiali di cui vi parlavo. In questo caso noi vediamo la questione nazionale, in cui troviamo subito il riassunto a fianco dell'immagine di copertina, e scendendo noi vediamo la galleria fotografica, che è possibile vedere in insieme oppure cliccando e andando a vedere l'ingrandimento di un'immagine. Dopodiché vediamo una serie di musiche che vengono proposte e che sono connesse sempre con il tema trattato dal singolo pannello. In questo caso vediamo proprio anche la molteplicità di tematiche, quindi Marcia di Radeschi, I Nodi Garibaldi, Adrian Scomorie. In questo caso, come in tutti i casi delle canzoni slovene, viene proposta una traduzione che non è letterale, ma è utilissima a far capire quello che è il senso della canzone. Dopodiché noi abbiamo un testo di approfondimento che appunto dettaglia in modo compiuto quello che è il pannello, e qui vediamo gli esempi di regione storia, dei collegamenti con regione storia. Ne abbiamo uno per far vedere la cartografia etnografica dell'Ottocento. In questo caso vediamo che è un sito che propone appunto delle tematiche molto estese, vediamo che si può leggere o scaricare PDF per ognuno delle tematiche, che sono anche estese proprio come dimensione, perché parliamo di testi molto più lunghi in questo caso, e poi possiamo vedere qui sotto quanti approfondimenti ancora sono a nostra disposizione. Tornando, noi possiamo alla pagina della mostra, noi possiamo vedere i documenti che ci vengono forniti di volta in volta, e qui vediamo come si apre un file che può essere scaricato e a sua volta stampato, e infine ci sono le lezioni. E a questo punto io lascio la parola ai tre curatori che ci dettagliano nello specifico quelle che sono le tematiche dei pannelli. Grazie e arrivederci. Fabio Todero, allora. Eccoci, buongiorno a tutti, benvenuti anche a chi ci segue da casa. Allora, credo sia superfluo, forse, non lo so, ma io lo dico lo stesso, sottolineare la contiguità tra il pannello da cui siamo partiti, la questione nazionale,
e i due successivi che vado molto velocemente ad illustrare, quello intitolato I timori degli italiani e quello dedicato all'irredentismo italiano. Ecco, allo stesso tempo non è forse inutile sottolineare che i pannelli vanno veramente Andrero, visti. Sì? scusa, siccome siamo arrivati a sentirti dopo che avevi cominciato, se puoi riprendere per favore, proprio dall'inizio. Ok, d'accordo. Si sente adesso? Si sente bene? Sì. Bene, allora sì, volevo sottolineare la contiguità evidentemente tra il pannello da cui siamo partiti, il pannello dedicato alla questione nazionale e i due successivi, ma in realtà tutti i pannelli fanno parte di un discorso che va letto in una linea di continuità. Proprio perché la mostra intende rispondere all'esigenza di mostrare una complessità, che è quella della storia, appunto, della frontiera adriatica di cui parlava Raoul Coupon nel video introduttivo. Dunque, la questione nazionale, di che cosa si tratta? Il pannello si sofferma sulla situazione in cui vengono a trovarsi le comunità italiane di quest'area, quindi dall'area di Trieste, l'Istria e la Dalmazia, che è il Fiumano, che cominciano ad avvertire, siamo ormai dopo la svolta del 1867, cominciano ad avvertire una situazione di minorità nei confronti di altre componenti nazionali che stanno affermandosi in quello stesso territorio. Avvertono anche che nei confronti di queste componenti nazionali, in particolare nella Venezia Giulia, in Dalmazia, la componente slovena e la componente croata, se dovessimo parlare della Venezia Tridentina, per utilizzare il termine caro a Grazia Divisa Jascoli, si tratta evidentemente della componente tedesca, che vedono e avvertono essere favorita dalle autorità imperiali. Non è però soltanto un problema di percezione, nella percezione appunto di questa posizione di debolezza, ci sono anche i documenti che dimostrano che in qualche modo le politiche delle autorità austriache in qualche modo favorivano appunto queste politiche di maggiore spazio a componenti viste come antagoniste di quella italiana, che era avvertita a loro volta dalle autorità imperiali come un pericolo per le ragioni che vedremo in seguito. Ecco, ad esempio, tra i documenti che abbiamo scelto per corredare il pannello, ce n'è uno, eccolo qui, importante, che è proprio l'estratto di un verbale del Consiglio dei Ministri 1866, in cui si fa riferimento alle dichiarazioni e alle volontà espresse da Francesco Giuseppe, l'imperatore, di arginare l'influenza della componente italiana, delle sue rappresentanze politiche, andando appunto a favorire altre componenti nell'ambito di quei territori dell'impero. Per quanto riguarda poi la situazione demografica, posto che, lo sappiamo, i censimenti sono sempre degli strumenti da trattarsi con le pinze, e posto che nel 1910 viene adottato, come già accadeva da circa 3-4 decenni, il criterio della lingua d'uso, non della lingua materna, i documenti che mostriamo evidenziano come nel territorio, in particolare della Venezia Giulia, la somma della componente croata e di quella slovena della popolazione finisse per essere superiore a quella della componente italiana. Quindi c'era qualche cosa di vero in questi timori, erano giustificati anche dal punto di vista, diciamo, degli sviluppi demografici delle vicende della Venezia Giulia, appunto. Ecco. Tra l'altro, i timori degli italiani erano dettati anche dal fatto che quelle componenti nazionali, slovena e croata, avevano ormai cominciato a sviluppare una serie di significative rappresentanze politiche, culturali, associative, avevano conosciuto uno sviluppo economico e ne avevano visto la penetrazione e diciamo, l'arricchimento in tutti i sensi della propria presenza
anche nelle città della regione, di cui alcuni edifici diventano simbolo. Pensiamo al Narrowing Dome di Trieste, ma anche all'analoga istituzione che sorgeva a Pola. Quindi per gli italiani, sloveni e croati dell'Alto Adriatico, questa è la piena stagione del nazionalismo e dei contrasti nazionali. Contrasti nazionali che vedono come terreno di scontro, uno dei terreni di scontro privilegiati, proprio il mondo della scuola, l'istituzione scolastica, di cui ancora, per rifarsi i documenti presenti in questo pannello, parla Timaeus nel documento che qui presentiamo. Ed è questa l'epoca della nazionalizzazione delle masse. Nazionalizzazione delle masse che si avvale qui, come altrove, come in tutta Europa, di una serie di strumenti per diffondere nelle varie comunità nazionali, ma il problema è che il nostro territorio è un territorio misto, e quindi nelle sue diverse comunità nazionali, il verbo appunto dell'appartenenza nazionale. Ecco allora, Chiara, se possiamo passare alle immagini che abbiamo utilizzato, qui vediamo le società sportive, tutta una serie di realtà sportive, ce ne sono di italiane, ma evidentemente ce ne sono di analoghe anche proprio del mondo slavo, penso in particolare al movimento dei Sokol, sono i Falchi, quindi, no? La ginnastica diventa un'attività sportiva che serve a forgiare il corpo del cittadino pronto a donare i propri muscoli, la propria forza, il proprio vigore e la propria giovinezza per la patria. E anche naturalmente i monumenti di personaggi significativi della storia di quella comunità che vive nel paese vicino, il paese che gli italiani cominciano ad avvertire come il proprio paese di riferimento. In particolare, questa è una foto tratta dalla ricchissima fototeca dei Civici Musei di Storia d'Arte che ha prestato alla mostra la sua collaborazione, la sua disponibilità, la statua dedicata a Giuseppe Verdi. Lo sappiamo, un simbolo non soltanto della cultura italiana, ma anche del Risorgimento italiano, evidentemente, o come tale viene avvertito con particolare forza ai margini, anzi fuori confine, oltre confine, come è il caso di dire. Ecco, possiamo direi passare al pannello 4, dedicato all'irredentismo italiano. L'irredentismo si sviluppa in particolare in quest'area come risposta alla paventata slavizzazione. Non è inutile, lo faccio sempre quando ne parlo, ricordare come la parola stessa irredentismo denuncia i suoi legami con il clima di sacralizzazione della politica, che è proprio di quel periodo, che è appunto anche il periodo della nazionalizzazione delle masse. E non a caso, se andiamo a scorrere le immagini, la prima ci rimanda a colui che è considerato il primo martire dell'irredentismo. Non lo dico io, sono parole utilizzate da uno dei numi tutelari dell'Italia umbertina, cioè Giosuè Carducci. Carducci, nel commentare quanto stava accadendo a Trieste, il processo Oberdan, la sua drammatica conseguenza con la condanna a morte di questo giovane triestino, ebbe a dirne: Guglielmo Oberdan non è un condannato, egli è un confessore e un martire della religione della patria. Appunto, la religione della patria. Religione della patria che in terre di confine viene sentita con grande forza. Un grande storico, Ernesto Sestan, ha avuto modo di parlare proprio di un'ipertrofia del sentimento nazionale. Chiara Boscarol prima ricordava le musiche, qui ad esempio non poteva mancare l'Inno Oberdan, di cui sentiamo un breve brano.
Ecco, a morte dell'austriaco sovrano, la bomba, il pugnale, è anche interessante ricordare che Lino Oberdan entra anche nei canzonieri anarchici, insomma, no? Per dirvi la molteplicità dei punti di vista su questo personaggio. E a questo proposito, tra i documenti del pannello, viene proposto l'articolo del giornale sloveno Edinos, il giornale dei liberali sloveni, di Trieste in particolare, che presenta un punto di vista su Oberdan decisamente inedito per il pubblico italiano, visto che appunto la figura di Oberdan viene fortemente criticata, e si vede come la componente slovena cerca anche in qualche modo di evidenziare il proprio lealismo, contrapponendolo alla figura di Oberdan, espressione dell'irredentismo italiano e quindi anche espressione dell'inaffidabilità di questa comunità nazionale. Da Oberdan poi ai volontari italiani irredenti, anche se bisognerebbe dire qualche cosa su questo perché non tutti lo erano di fatto, questo ci porterebbe molto lontano. Ci sarà anche il pannello dedicato alla Grande Guerra. Ecco, il passo è breve. Quindi, tra le immagini, poi c'è tutta una galleria di personaggi che sono appunto esponenti del mondo del volontariato italiano nella Grande Guerra. Vediamo esponenti non soltanto irredentisti, ma anche. Abbiamo appena visto la foto di Carlo e Gianni Stuperich, personaggi decisamente alieni e distanti dal movimento irredentista, ma per dirvi un'altra delle tante contraddizioni e delle tante complessità che caratterizzano la storia di queste terre. Grazie. Grazie al professor Todero, e adesso tocca a Stefan Cioc di illustrarci altri pannelli. Allora, prima di iniziare, in sala mi sentite? Ok. A distanza mi sentite? Ok, perfetto. Passo là. Le iniziative in presenza sono bellissime, quelle a distanza pure, quelle miste sono sempre purtroppo un problema logistico, quindi ci scusiamo anche per qualche difficoltà. Come viene suggerito in sala, sono iniziative di frontiera, esatto. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti, Dobardan Ussan, un ringraziamento per l'invito e soprattutto consentitemi anche in questa occasione di manifestare la soddisfazione come sezione di storia e etnografia della Biblioteca Nazionale Slovena degli Studi, Narodni studi di Skratnišnica v Trstu, per il lavoro comune che con l'IRSREC si è sviluppato nell'ultimo periodo, dapprima con la mostra virtuale sull'occupazione italiana della Jugoslavia e adesso con questa mostra, che come già ricordato non nasce dal nulla, ma parte invece da una mostra preesistente a cui la biblioteca non aveva partecipato. E la realizzazione di questa nuova versione online ha però costituito un'occasione di arricchimento di materiali e soprattutto, dal nostro punto di vista, anche un'importante opportunità per presentare all'opinione pubblica italiana alcuni aspetti delle vicende del confine orientale più difficilmente conosciuti. In questi pochi minuti presenterò brevemente il contenuto di due pannelli, rispettivamente il pannello 11, il fascismo di confine, e il pannello 12, l'irredentismo sloveno e croato. Iniziando dal pannello 11, vorrei partire da subito con un'immagine, perché quella che vedete è la copertina di un libro uscito all'inizio degli anni 30 e con il quale, come il titolo suggerisce, si ricostruisce i primi anni del fascismo in queste terre. In pratica, il regime vittorioso vuole raccontare il suo periodo eroico, quello delle origini, quello quando era ancora tutto da costruire. E che immagine sceglie per la copertina? Un edificio che brucia. Quell'incendio non è nient'altro che il Narodni dom, la casa nazionale degli sloveni di Trieste, che i fascisti bruceranno il 13 luglio 1920. Il fascismo in pratica rivendica con orgoglio quell'evento, usandolo per connotare le proprie caratteristiche di fascismo di confine, appunto. E in che cosa possiamo riassumere questa definizione? Nel fatto che alle caratteristiche già note del fascismo, quindi l'uso della violenza, il rifiuto della democrazia e la sopraffazione, si aggiunge in queste terre un elemento ulteriore, quello dell'odio antislavo, cioè la volontà di far sì che in questi territori si ottenga una completa cancellazione della presenza culturale e linguistica slovena e croata, che costituisce nel complesso dei territori annessi dall'Italia con il Trattato di Rapallo una corposa minoranza, in determinate parti del territorio maggioranza, di circa mezzo milione di persone complessivamente.
che questo sia il programma fascista dell'arresto e lo stesso leader del fascio triestino, mandato dalla Toscana a Trieste da Mussolini in persona, Francesco Giunta, a dirlo, quando in occasione delle elezioni del 1921 avrà modo di dichiarare che il programma elettorale dei fascisti comincia con l'incendio del Balkan. E consentitemi qua anche una parentesi, perché è significativa anche questa scelta, perché Balkan è il nome dell'hotel che si trovava all'interno del Narrowing Dome. Per i fascisti il termine casa nazionale è sgradevole, e si preferisce quindi usare il nome di una delle attività che vi trovano sede. E del resto è un nome che si presta bene, perché Narrowing Dome ti suggerisce il fatto che anche lì Slovenia e Trieste siano di casa. Balkan suggerisce invece qualcosa di estraneo all'Italia, qualcosa quindi di estraneo, appunto. Con l'incendio si mostra anche in tutta la sua ampiezza la crisi che l'Italia liberale sta vivendo. E del resto le azioni antislave dei fascisti non trovano particolare opposizione, a volte anche trovano anche un tacito sostegno da parte delle autorità. E non può quindi stupire particolarmente che mai si giunse a, sostanzialmente, a un'individuazione di responsabili e quindi anche a conseguenze di quell'incendio. E le relazioni di polizia sull'incendio stesso, anche con le loro cancellazioni, sottolineature e correzioni, possono essere quindi anche da questo punto di vista un'interessante lettura. Il fascismo che arriva al potere nel 22 potrà di fatto realizzare il programma antislavo che già aveva manifestato di avere. Nel 23 con la chiusura delle scuole, con lingua di insegnamento slovena e croata, e poi negli anni in cui il fascismo distrugge le ultime vestigia dello Stato liberale, e cioè toglie la libertà a tutto il paese, nello specifico di questi territori è anche il momento in cui si stringe la morsa sulle minoranze. In particolare nel 27 vengono disciolte le ultime organizzazioni slovene e croate. E proprio queste decisioni determinano subito dopo anche un salto di qualità in quella che sarà la reazione slovena e croata verso il regime. Sino a quel momento sostanzialmente legalitaria, dal 27 in poi diventa clandestina e si radicalizza. E passiamo quindi al pannello successivo, quello dell'irredentismo sloveno e croato, perché nell'autunno 27, subito dopo il discioglimento delle ultime organizzazioni, saranno proprio i dirigenti di quelle organizzazioni a fondare un movimento clandestino, il TIGR, Trst Istria Gorica Reka, ovvero Trieste Istria Gorica Fiume. E già il nome fa ben capire il programma che sta dietro il movimento. Il regime li definirà terroristi, c'è chi lo fa ancora oggi peraltro, sicuramente la loro azione è antifascista, e non a caso sono in contatto anche con l'antifascismo italiano, e il loro programma è di fatto irredentista, nel senso che prefigura un nuovo cambiamento dei confini, rivendicando quei territori che l'Italia aveva ottenuto dopo la Grande Guerra e nei quali aveva dimostrato di non voler rispettare i diritti delle minoranze. Nella zona di Trieste il movimento agirà con un nome specifico, quello di Borba, Lotta, che darà il nome anche al giornale del Tiger. Per renderci conto di cosa volesse dire operare in un movimento clandestino nell'Italia fascista, sono del resto molto utili le testimonianze di chi ne fece parte. E qui consentitemi di fare un ringraziamento specifico a Milan Pachor, che pochi mesi fa ha pubblicato la versione italiana del suo ultimo libro sull'organizzazione clandestina Borba e che ci ha gentilmente concesso l'uso di alcune delle testimonianze che sono presenti in questo libro. Così come del resto sarà interessante anche andare a vedere come la stampa fascista parlava di questi giovani. Perché di fatto si tratta principalmente di giovani, che fra il 28 e il 30 sviluppano un'attività clandestina che si radicalizza, soprattutto con l'incendio agli edifici vuoti delle scuole, perché hanno un grande valore simbolico, dal luogo in cui impari la tua lingua al luogo che il regime ha trasformato in un posto in cui la tua identità ti viene tolta. Ed attacchi poi ai luoghi più simbolici, il Faro della Vittoria prima, la redazione del Popolo di Trieste poi. Nel 1930 c'è la reazione forte del regime. Tribunale speciale per la difesa dello Stato arriva a Trieste ed emette delle condanne a morte. Eferdo Bidovec, Zvonimir Miloš, Alois Valenčić e Franjo Marušić vengono così fucilati a Basovizza all'alba del 6 settembre 1930. E i loro nomi nella memoria slovena sono del tutto paragonabili, per capirne l'importanza, al ruolo che ha il nome di Guglielmo Oberdan in Italia. E questo spiega anche perché il nome Basovizza, abbia per il popolo sloveno un significato così profondo. E questa penso sia una cosa importante da comprendere per chi si avvicina a questi luoghi dal resto d'Italia, lo straordinario ruolo di Basovizza, conosciuta dall'opinione pubblica di due paesi, ma per motivi completamente diversi.
Per lo studente italiano di Milano, per esempio, Basovizza sarà la visita alla Foiba. Per lo studente sloveno di Lubiana sarà la visita al monumento ai quattro fucilati, da poche settimane peraltro dichiarato dalla sovrintendenza regionale monumento di interesse storico regionale. Ed è un luogo dove sin dall'autunno del 1945 gli sloveni, ma anche gli antifascisti in generale, si riuniscono per ricordare quegli eventi. Concludendo, non posso non segnalare, come già fatto prima sia da Chiara Boscarol che da Fabio Tedero, come la mostra cerchi anche di far comprendere i profondi impatti culturali che le vicende storiche che affronta hanno avuto, e lo fa anche attraverso le musiche. Le musiche sono fondamentali per capire l'impatto che un evento ha. In questo caso vi faremo sentire una notissima canzone slovena, Basovizza, che è essenzialmente un canto di lotta, se volete. Le canzoni slovene, come già ricordato Chiara, sono corredate nella mostra da delle traduzioni che, in merito alle quali, sia chiaro, non vanno intese come una traduzione artisticamente comparabile all'originale. Sono però rivolte a un pubblico italiano per far capire al pubblico italiano cosa sta sentendo, cioè cosa stanno cantando le persone che si vedono in video. E quindi concludo facendo pure partire la canzone Basovizza. Grazie. Adesso è la volta di Raul Pupo, che concluderà l'illustrazione appunto della mostra. Bene. Buongiorno, grazie a tutti quelli che partecipano. Noi vedremo assieme un po' di pannelli dedicati tutti quanti alla situazione istriana del secondo dopoguerra. Alla situazione istriana del secondo dopoguerra sono dedicati tre pannelli, perché è uno dei temi forti, evidentemente, della mostra in collegamento con il giorno del ricordo. Sono dedicati i pannelli 23, 24 e 25. Il 23 è l'abbandono di Pola, il 24 la situazione degli italiani in Istria e il 25 specificatamente l'esodo. Per le ovvie ragioni di tempo non vi illustro tutti, non vi illustro l'abbandono di Pola, ma lo potrete vedere, ci soffermiamo un po' di più sugli italiani in Istria. Bene, vediamo innanzitutto che c'è un testo breve, come in tutti gli altri pannelli, che vi dà proprio le coordinate di fondo, no? Cosa vogliono, cosa fanno le autorità jugoslave? Le autorità jugoslave applicano in Istria la politica chiamata della fratellanza, il termine che può essere molto ambiguo, ma che è una politica di integrazione selettiva di una minoranza della minoranza. Poi il resto del pannello vi spiegherà un po' di più quello che succede. E l'immagine è l'immagine di propaganda italiana, l'immagine molto nota di Gigi Vidris, non è l'Istria che vuole Tito, non è Tito vuole l'Istria che vuole Tito, ma insomma la percezione degli istriani è leggermente diversa, evidentemente. Andiamo avanti. Le immagini sono parecchie, ma attenzione, che tipo di immagini? Non è che abbiamo una carrellata fotografica delle disgrazie istriane di quegli anni, perché gli istriani avevano altro da fare e certamente non era possibile fotografare mentre li bastonavano, no? E quindi abbiamo molta stampa, molti volantini,
è una serie di opuscoli pubblicati dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria. Questo invece inneggia la fratellanza, questa è una manifestazione a Rovigno, vedete il tricolore con la stella rossa, perché questi sono italiani comunisti di Rovigno. Accanto a questa immagine abbiamo una significativa che è di una persona, adesso la vedremo. Questa persona è questo, è il Beato Don Bonifacio. Il Beato Bonifacio, perché? Perché è un richiamo specifico alla persecuzione religiosa di cui cadono vittima molti sacerdoti, anche molti fedeli, e questo è uno dei simboli, no, delle persecuzioni, assieme ad altri, al Domino Slavulesic, martirizzati e diventati beati. Ecco, dopo la carrellata di immagini, non abbiamo musica in questo caso, non c'era musica da proporre sulle disgrazie istriane di quegli anni, abbiamo ovviamente un testo di approfondimento un po' più ampio, ma abbiamo poi una ricca documentazione. L'apriamo un momento questa documentazione e vediamo che si tratta di una serie di testimonianze sulla condizione degli italiani in Istria. Sono parecchie, ce ne sono molte di più, per carità, non potevamo proporvele tutte, ma sono parecchie. Io mi fermerei un attimo su alcune. Ecco, la prima è una testimonianza che a me piace molto, perché è stata scritta dalla figlia di un esule poi a Fertiglia, ma fa riferimento all'esperienza del padre, perché il padre che ha deciso, lei era una bambina, e spiega le ragioni per cui il padre sceglie di esodare. Ecco, questa testimonianza condensa in sé un po' tutte le motivazioni dell'esodo, fondamentalmente, quindi leggetevela poi con calma, perché sono condensate veramente dal punto di vista delle percezioni, il perché una persona decide di andare via. Cosa importante, chi era questa persona? Non era un intellettuale, non era uno dei siori, anche come si vogliono dire, no. Era un contadino analfabeta istriano di sentimenti italiani, che a un certo punto dice basta, non possiamo più, bisogna andare via. Ecco, leggetevela con calma, ve lo consiglio. Poi abbiamo altre testimonianze, passiamo alla terza, anche questa è una testimonianza molto interessante. È una testimonianza di che cosa bisognava fare per gli italiani per essere considerati italiani onesti e buoni, perché italiani era legittimo essere secondo il potere, però bisognava essere onesti e buoni. Come si faceva a dimostrare di essere onesti e buoni? Ecco, uno dei modi migliori era questo. Questo è un testimone che viene avvicinato da un agente della polizia politica e che gli dice: lei può fare carriera, basta che ogni tanto lei ci racconti qualcosa. No? Quindi diventi delatore. Immediatamente dopo abbiamo la parte successiva della sua testimonianza, una testimonianza lunghissima che ho raccolto io tanti anni fa. Che cosa fa questo italiano messo di fronte alla richiesta della delazione? Dice: senz'altro, d'accordo, no? E la mattina dopo scappa, evidentemente. Qui c'è il racconto della sua avventurosa fuga a Trieste. Passiamo avanti ancora ad alcune altre testimonianze. Ecco, queste sono una serie di testimonianze invece sulle violenze che cittadini di lingua italiana subiscono da parte dei poteri e dei picchiatori, cioè delle squadre create dal Partito Comunista Locale, in due occasioni specificatamente. In occasione delle elezioni amministrative del 1951, qui gli italiani cercano di opporre nella zona B questa, cercano di opporre una resistenza passiva non andando a votare, ma la sera vengono presi in casa e trascinati a suon di botte a votare. Le altre testimonianze riguardano invece un'altra crisi, quella del 1953, una crisi confinaria molto pericolosa fra Italia e Jugoslavia, dove ancora una volta i cittadini di lingua italiana vengono sottoposti ad una serie di prevaricazioni e di minacce, con la richiesta esplicita che se ne vadano, che si tolgano dai piedi. Ecco, ve le vedete con calma, avete, sono testimonianze molto parlanti, potremmo dire. Bene, a questo punto scendiamo e andiamo a vedere i link. In questo caso abbiamo vari link. Un link è a Regione Storia. Regione Storia è il prodotto, uno dei prodotti multimediali che abbiamo fatto nel corso degli anni, ce ne sono parecchi a dire il vero. Ecco, qui vi propongo varie schede. Questa è la scheda sul ruolo dell'OSNA, la polizia politica, nella transizione fra guerra e dopoguerra, scritta da una collega del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, che si sofferma proprio sul ruolo piuttosto nefasto della polizia politica.
Come vedete, quando si parla di regione storia si tratta di schede più corpose, mentre i testi brevi hanno 1000 caratteri, quelli di approfondimento ne hanno 2000, qui arriviamo a 10-15.000 caratteri perché si tratta di analizzare in maniera più corposa. Questo è uno dei possibili approfondimenti, ma ce ne sono anche altri che adesso vedremo. Ecco, una volta che voi siete entrati in regione storia, vedete che vi si spalanca davanti la possibilità di vedere tutti gli altri approfondimenti. E vedete che sono molti, no? Questi, ad esempio, sono tutti quelli che riguardano il Novecento. Come vedete ce ne sono tanti. Ce ne saranno anche di più perché questo è un sito in fieri. Un sito in fieri che vuol dire che nel corso del tempo si arricchirà ulteriormente, ma vedete già ci sono moltissime schede. Ma non solo. Se un attimo da queste schede passiamo alla home di Regione Storia, voi vedete che entrate in un sito di storia regionale che vi dà una enorme quantità di informazioni. Guardiamo soltanto quante sono le tematiche, vediamo il filone tematiche. Avete ambiente, insediamenti, confini, popolamento ancora in fiere, istituzioni, economia e società sono in fiere e poi gli approfondimenti. Ma avete già tutte le schede che riguardano questi sono gli approfondimenti, ma che riguardano l'ambiente, i confini, i tipi di popolamento, quindi le città, i paesi. Ecco, qui vi potete perdere perché è una sorta di enciclopedia. Bene, usciamo da Regione Storia, se no la facciamo troppo lunga, e passiamo all'altro link. Abbiamo un link più in basso. No, scendiamo ancora alle lezioni. Non preoccupate, non vi faccio sentire una lezione. Vi mostro soltanto come funziona perché abbiamo un PowerPoint. Apriamo un attimino il PowerPoint. Ecco, vedete, qui avete il PowerPoint che accompagna tutta la lezione. Non è normale, il PowerPoint è fatto in maniera estremamente semplice, seguendo il quale voi ascoltate il podcast. Abbiamo scelto la formula del podcast, non del video, perché è molto più leggera. Uno se la può sentire anche se uno studente da qualche parte, in treno, ma contemporaneamente può sentire, può seguire anche il PowerPoint che lo aiuta. Bene, passiamo al pannello successivo, che è il pannello Esodo. Pannello 25, il pannello Esodo. Anche qui avete un testo molto breve iniziale che vi spiega come si arriva all'Esodo. Fondamentalmente è sempre allo stesso modo, quando le comunità istriane in tempi diversi, con modalità diverse, arrivano tutte alla medesima conclusione. Non è possibile restare, perché non è possibile mantenere la propria identità nazionale, con tutto quello che vuol dire identità italiana. Non pensate solo alla politica, vuol dire le tradizioni, la cultura, il modo di essere, al rapporto tra le persone con il paesaggio, tutto quello che volete. Ecco, non è possibile mantenerlo nelle condizioni offerte dallo Stato jugoslavo. E quindi si utilizza la possibilità di sfogo offerta dal diritto di opzione per la cittadinanza italiana per riuscire ad andare via legittimamente. Cosa vuol dire legittimamente? Esistevano già delle fughe ma clandestine, ma si rischiava la vita, evidentemente. L'immagine dell'immagine simbolo di cosa voleva dire vivere in un campo profughi. Andiamo giù, vediamo un attimo alcune immagini partendo da questi grafici creati da Olinto Miglietta Mazzuzzo, che qualcuno di voi probabilmente sa. Questo è ancora più vecchio, questo l'avevamo pubblicato ancora negli anni Ottanta, nel primo libro dedicato all'Esodo, storia di un Esodo fatto dall'Istituto ancora negli anni Ottanta. Bene, questo è un grafico che riguarda i ritmi dell'Esodo. Non ve lo illustro tutto perché è piuttosto lungo, ma già guardando questo grafico si riescono a vedere le varie ondate di Esodo. L'Esodo è un fenomeno lungo, evidentemente, no? Quindi avete il bombardamento di Zara, il picco di Pola, Fiume, poi più tardi l'esodo per le opzioni e infine da ultimo l'esodo della zona B. Solo commentando questo grafico potete avere già un'immagine di quello che è successo e quando è successo. Commentando le altre immagini, ecco, commentando l'immagine, la seconda immagine, quella con la penisola istriana, non questa, quell'altra, quella prima, questa qui, ecco, vedete, qui avete la distribuzione dell'esodo per zona, no? Quanti vanno via da quale zone. Vedete che questo vi dà alcune informazioni importanti, le combinate con quello sui ritmi e avete un'idea di quello che è successo. Poi fate la somma e arrivate alle stime sul totale degli esuli. Stime, non abbiamo cifre precise, ma queste sono le stime fra le più attendibili. Questa di Olinto Miletta, poi ce n'è un'altra di Guido Rumi, ci sono molto simili, ecco, perché decine di migliaia possono ballare, no?
Se fate qui le somme, arrivate su circa le 280.000 persone e le stime di Guido Rumci sono leggermente superiori sulle 300.000, ma non ha importanza. Non è la cifra assoluta che conta, quello che conta che cos'è? È che fondamentalmente la totalità del gruppo nazionale italiano, circa il 90% che se ne va, di più di quelli non se ne potevano andare perché non ce n'erano evidentemente, e con loro trascinano anche altre persone, alcune migliaia di sloveni e croati che non sopportano il regime e scelgono, riescono a infilarsi nell'opzione e arrivano, vedrete poi nell'immagine della penisola che abbiamo visto prima, che adesso rivedremo un altro, e vengono alloggiati in una serie quasi infinita di soluzioni abitative d'accoglienza, ahimè, estremamente precarie in una prima fase. E il resto delle immagini vi dà una carrellata di queste soluzioni di ospitalità, anche come sono cambiate nel tempo, no? Quindi vedete campi profughi, baraccopoli, caserme, la stessa risiera di San Sabba, e via via alcune altre, queste sono CRP di Brescia, pesante come situazione, perché stiamo veramente fra le più pesanti, e poi pian piano anche altre cose, adesso andremo avanti, sì, questa è durissima, pian piano verso le ultime immagini vedrete anche invece le fasi successive, e cioè le costruzioni dei villaggi, no? Dei villaggi giuliani, questa è la fase finale, qui sono gli interventi di edilizia popolare. Lasciamo stare le immagini e passiamo un attimo alle musiche. Dunque, di musiche vi ne proponiamo due. Una è quella che avete sentito nelle battute iniziali, l'abbiamo scelta perché? Perché il Nabucco è un po' la colonna sonora, ahimè, dell'Esodo, e quindi anche nell'introduzione abbiamo messo alcune battute del Nabucco, evidentemente. Ma adesso non ve lo ripropongo, invece vi propongo alcuni istanti dell'Inno all'Istria, che è molto meno conosciuta. Questa è una mostra fatta, pensata soprattutto per il pubblico italiano, naturalmente, cioè di tutta la penisola italiana, non per gli abitanti nelle zone di confine che la conoscono bene. Ma l'Inno all'Istria non credo che a Vimercato Canicattì sia molto noto. Sentiamo le prime battute. Ok. Bene, sì, con questa modalità di sentire le musiche non è ottimale, ecco. Ma poi ve le sentirete con calma, perché ci sono troppe mediazioni, no? Bene, passiamo un attimo all'indice dei documenti. Anche qui i documenti sono estremamente corposi, avevamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Guardiamo soltanto l'indice. Abbiamo diviso in due parti la testimonianza relativa ai campi profughi in Italia, cioè gli esuli che sono partiti esercitando il diritto ad opzione sono stati sventagliati in tutta Italia. Guarderete le testimonianze, sono testimonianze estremamente toccanti, come potete immaginare. Poi c'è la seconda ondata che riguarda invece gli esuli della zona B del territorio libero di Trieste, che si insediano quasi tutti a Trieste e Gorizia, e anche qui avete testimonianze di esuli poi insediati a Trieste e a Gorizia. Vediamo un attimo i link. Qui avete il link, guardiamo soltanto il titolo, il link a una lezione, è una lezione sull'esodo, a Regione Storia. Regione Storia è una scheda piuttosto corposa, ma sempre sintetica, sull'esodo. Poi abbiamo, eccola, la vedete, una lezione che è qui di circa 10.000 caratteri, che vi dice qualcosa di più. Vedete, noi andiamo per approfondimenti successivi, no? Questo è un approfondimento testuale con bibliografia. Poi abbiamo un link ad un altro prodotto, ad una serie di prodotti, si chiama Le vie della memoria, che abbiamo fatto qualche anno fa, e vi propongo l'inizio di questo, che è un documento video fatto specificamente sul campo profughi di Padriciano, ma che vi dice qualcosa di più anche sull'esodo. Facciamo partire, se riusciamo, i primi due minuti. Vediamo come l'audio, in queste circostanze. Ma vi assicuro che nel prodotto l'audio è perfetto. Poi nella presentazione abbiamo qualche problema in più. Quali luoghi
edifici a Trieste e nel territorio della sua provincia ricordano l'esodo degli istriani di un anno ed altri, ma in modo particolare questo, il centro raccolta proprio di Parmigiano. L'esodo è stato un fenomeno iniziato nel 1944 con la bandiera di Zara, distrutta dai bombardamenti alleati, e si è concluso ufficialmente nel 1956. Nel complesso ha riguardato circa 300.000 persone, nella massima parte dei sentimenti italiani. La spinta principale che ha mosso gli esuli ad abbandonare le loro case è stata di natura politico-nazionale. Le trasformazioni introdotte dal regime comunista jugoslavo e dalla loro terra di origine ha infatti reso impossibile per le comunità italiane mantenere la propria identità nazionale. A tale conclusione sono prima o poi giunte tutte le componenti della popolazione italiana, comprese anche i nuclei di classe operaia italiana d'orientamento comunista, che in un primo momento avevano accolto favorevolmente la prospettiva dell'annessione alla Jugoslavia socialista. A questa percezione si sono aggiunte anche altri motivi: la paura generalizzata, eredità della stagione terribile del Void, e confermata dallo stiricino di violenze che ha punteggiato tutto il dopoguerra, le persecuzioni mirate contro quanti non si erano adeguati al regime, l'oppressione politica, la persecuzione religiosa e non ultimo il disagio per la critica situazione economica. Bene, possiamo anche finire qua perché sennò la facciamo lunga. E infine le lezioni, non preoccupatevi, non vi infliggo una lezione, vi faccio soltanto vedere, questa è una lezione corposa, è divisa in due parti, quindi sono due parti di 45 minuti, ecco. Ma il PowerPoint è la seconda parte di quello precedente. Tenete presente che queste che abbiamo visto sono lezioni mie, ma a queste lezioni ha partecipato più di una decina di altri colleghi, di altri atenei, altri esperti, per dare una visione corale della storia. Io non la chiamo confine orientale, ecco, perché per uno è orientale, per l'altro è sud-occidentale. Noi la chiamiamo frontiera adriatica, l'abbiamo detto nell'introduzione, che è un termine che riguarda tutta questa realtà frontaliera dell'Adriatico orientale. Grazie, per me basta così. Grazie.